Amici sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni, Davide Montebello, vi danno il benvenuto all'edizione annuale di WWF Royal Rumble. Eh sì, signori, perché questa sera si scriverà comunque una parte di storia che sì, ci annuncerà già quali saranno l'uomo e la donna che avranno i due match più importanti, appunto, nell'edizione attuale di WrestleMania, perché per l'appunto, ragazzi, come potete vedere, ecco qui una delle prime due Royal Rumble, ovvero la Royal Rumble a 20 femminile, che giustamente ricordiamo ancora una volta, chi la vince avrà l'opportunità di affrontare la campionessa femminile, che per ora, se non abbiamo visto il match, è ancora Sì. Poi un match, Davide, che sta di spettacolo puro. Per il titolo pesi leggeri, campione Shane Ross dovrà difendere l'alloro contro Anubis Star in un two out of three falls count anywhere match. Un match veramente proprio spettacolare questo, eh? Eh sì, un match molto anche, ti direi anche duro, soprattutto. Sì. Anche se mi preoccupa questo match, ovvero il titolo internazionale in palio, in quanto David Johnson dovrà difenderlo dall'assalto di John Cage, ma abbiamo visto prima dell'inizio delle show che David è a terra, al suolo, distrutto, morto. Questa situazione non mi piace, sono sincero. Non vorrei che fosse stato il membro degli Illuminati, comunque. Vabbè. Poi, ragazzi, titolo femminile on the line, triple threat match, Rebecca Storm contro Akira Matsumoto, contro appunto Jane Austen. Jane che oggi ha una difficoltà veramente nella difendere questo titolo, che è di fronte a due ex campionesse, quindi. Eh sì, perché soprattutto c'è l'ombra della vincitrice della Royal Rumble che potrebbe già far sentire la sua presenza questa sera. Ma a proposito di presenza questa sera, Andrew Sears dovrà difendere il suo titolo di campione europeo dalla SAR di Victor Orton, che anche lui ha mostrato, diciamo, la sua presenza in modo abbastanza cattivo e brutale, diciamo così. È vero. Però, insomma, un match molto importante per entrambi. Poi il titolo global on the line, Axel, primo sfidante contro il più grande di tutti i tempi, Max Cougar. È in un match che abbiamo visto in passato con la vittoria di Axel, allora vediamo se Max Cougar pareggerà un po' i conti, no? Eh sì, anche perché qua a fronte di chi, quindi ho molta paura, sai? Sì, anche qui lo spettro, no, della Divan Light, quindi. E poi, vai. Ma soprattutto un altro dei main event, il titolo All Star sarà on the line, in quanto Drew Storm dovrà difenderlo da Tyler Seguin. Tyler Seguin che sembra bello carico, Attenzione. Beh, lui comunque è sempre bello carico, Davide, quindi è un avversario difficile comunque. Eh sì, vediamo cosa succederà, però. E poi, ragazzi, Royal Rumble a 30 uomini, 30 superstar, un vincitore chiaramente, il sopravvissuto andrà nel main event di WrestleMania 44, Ricordiamo che stasera, Davide, per tanto per chiarirci, avremo due parti praticamente, quindi la prima parte ci saranno alcuni match e si partirà con la Royal Rumble femminile. Mamma mia, molto cattiva e brutale, direi, subito. Come si dice, no? Battere il ferro finché è caldo. Ah, pensavo dicevi un'altra cosa. Anche, mi sono trattenuto dal dirla, dai, diciamo. Puoi dire tutto, siamo in pay-per-view, siamo. Però, ragazzuoli, innanzitutto, ricordaci le regole della Royal Rumble, tu che sei bravo e che te le segni tutti gli anni. No, veramente sei te che lo dici tutti gli anni. Comunque, si parte con due superstar. L'eliminazione avviene lanciando l'avversario oltre la terza corda, l'avversario deve toccare con entrambi i piedi il tappeto esterno del ring e il vincitore sarà colui che rimane appunto all'interno del ring fino alla fine, quindi sopravvissuto. Insomma, abbastanza semplice, è più difficile spiegarla che metterla in pratica. Sì, insomma, detto guardate il match. Sì. Vabbè, comunque l'obiettivo è buttare all'esterno l'avversario e sopravvissuto vince. Giustamente. Poi Ring Announcer ci sta facendo 3.000 annunci. Sì, ho capito, però vai al solo che noi dobbiamo goderci questa Rumble femminile, dai. Vediamo un po'. Sì, vabbè, ti ha spiegato. Oh, Alice Walker. Brutto numero, Brutto numero per la regina che entra per prima. Mamma mia. Lì ci sarà da vedere però una cosa, quando entrerà la sua attacking partner, perché entrare col numero 1 ti un po' ti sminchi i piani, perché sai, no, con Karen Cardiff potevi magari, se eri comunque vicino, poco ci manca,
costruire il team all'interno della Royal Rumble per darti una mano e magari arrivare alla fine. E invece così diventa molto difficile, perché hai 19 altre superstar, vabbè 18 e mezzo, diciamo 18 e mezzo, perché c'è in card, magari in parte potrebbe aiutarla, mettiamola così. Beh sì, potrebbero anche aiutarti alla fine, poi come ho detto io, alla fine poi si giocano, diciamo, la bella e chi vince va appunto nel main event di WrestleMania per quanto riguarda appunto le ragazze. Vediamo. Rullo di tamburi, ragazzi, per il secondo ingresso al femminile. Vediamo. Chi è? Vediamo un attimo. Speras Italia con un coltello. Con il cortiello anche, sì, ti direi. Vediamo. Vediamo qui. Cosa? Ma? Karen Cardiff. Ma non ci credo. Karen Cardiff il secondo ingresso, ma... No, qui c'è qualcosa che non va però, Ma che sfiga. Cioè, qui c'è assolutamente qualcosa che non va, Davide, perché... Ma che sfiga. Dici che sia sfiga? Beh, come la vorresti chiamare, se non scusi? Beh, ti ricordo che queste due hanno impedito a l'ex Sandy McDonald, l'attuale Samantha Orton, di vincere. E tu sai bene che Samantha Orton, anche se gli Orton non sono per potere, però secondo me il dominato c'è un certo fascino, no, nei confronti di Samantha, quindi... Dici che ci potrebbe aver messo lo zampino? Non mi pare una casualità questa, Beh, effettivamente, il fatto sta che... Allora, io fossi in Karen Cardiff e in Ellis, lotterei sì, ma centellinerei, nel senso, aspettiamo che entra un nuovo numero e poi lo buttiamo fuori. Sì, perché è vero, in effetti, Davide, se ci pensi bene, la parte può essere una cosa buona per loro, no? Perché comunque, però partono subito alla garibaldina, quindi è un po'... Ma giusto per dare spettacolo, dai, cioè alla fine non è che possono stare fermi nel ring ad aspettare comunque, cos'è, quasi un minuto... Sì, quasi un minuto probabilmente, quindi... Oh! Vabbè, chiaramente prima nelle spiegazioni ho detto che entrano le altre dopo un minuto, ma vabbè, su. Vabbè, ma soprattutto vi diciamo fin da subito che anche già da questa Royal Rumble, quando ci saranno più di una ragazza o più di un uomo in quella poi da 30 appunto uomini, sarà un casino, quindi abbiate pietà delle nostre anime. Oh, ha ragione! Loro sono tutti! No! No, ma cos'è questa pagliacciata? Dio! Di Samantha Orton! Cos'è questa pagliacciata? Ma scusami? No. Ma te l'ho detto! No, vabbè, eliminato. Non ci credo. Karen Cardiff è stata eliminata, non ci credo. Beh, perché una regola, diciamo, un po' così, della Royal Rumble è che tu puoi essere eliminata anche da componenti esterni. Questa è una cavolata, una regola, però, cioè... Ma che cazzarola? No, vabbè, ma che cazzo? Cioè, no, dai, iniziamo malissimo, male. No, male, malissimo, direi. Cioè, però così non si può, dai. È vero che se la sono andata un po' a cercare, no, le Rebel Queens, perché hanno, ti ricordi, no? Hanno impedito a Sel e Samantha di vincere il titolo, però questo è un po' troppo. Certo, c'è l'arbitro che le stava ascoltando addirittura nel backstage. Io intanto entra Fefe col numero 3. Fefe è qua fortunata, diciamo la verità. Però cioè ragazzi, ma sta stronzata, scusatemi. Sì, in effetti il pubblico pure rumoreggia, è chiaro, no? Non ti aspetti che due personaggi come Alice Walker e Karen Cardiff vengano eliminati in questo modo all'inizio senza aver fatto nulla praticamente. Appunto, beh, vabbè, ok. Peraltro da due esterne, effettivamente. Ma qui, vabbè, intervenisse la dirigenza, noi purtroppo ci possiamo fare poco alla fine. Tanto Pepe sta cercando i panini di Alexandria, non di Alexandra. Vabbè, siamo io, dai, Alexandria, dai, cambia poco. Alexandra. Ah! Dov'è Alexandra? Alexandra è stata licenziata dopo il match contro Milan. Buongiorno, Fede. Porella. C'hai i suoi tempi. Vediamo. Tina Howard è la quarta a entrare, Questo è un brutto colpo per Fede, però. Eh beh. Diciamo che comunque. Si mette male per te, devo dire la verità. Comunque sì. Si mette male in generale, perché abbiamo avuto
tre nomi importantissimi che sono entrati con dei numeri, direi, abbastanza brutti, sarò sincero, comunque. Sì. Comunque, cioè, Alice, Karen e Tina con i primi, diciamo, quattro numeri, l'abbiamo ammazzato sui denti, cioè, onestamente. Sì. Però speriamo che almeno queste due, o almeno una delle due, non venga eliminata come è successo prima, perché se no sarebbe un po'... Però sai, Però attenzione a Flora, attenzione a Flora, che è un nome che se dovesse entrare negli ultimi 5 potrebbe vincere la Rumble. Effettivamente. Gli occhi sono quasi tutti puntati su di lei, è chiaro che è un nome su cui molti puntano, e quindi si può scattare questa vittoria, diciamo. Beh sì, alla fine dei conti. Partiamo subito qui con delle serie di colpi, perché comunque Pepe è dura a, diciamo, a essere tirata giù. In questo frangente viene presa Proprio Teo vuole i panini di Alexandra, e quindi è arrabbiata perché non la trova. E attenzione, guarda che Pepe comunque sfrutta la sua mole, e noi la critichiamo spesso, cioè la deridiamo, più critichiamo spesso, però una lottatrice che se vuole magari quella cattiveria in più la dà, quindi io non la sottovaluto, eh. Vabbè, Fefe comunque è uno dei classici, comunque. Attenzione, Tina non va a provare ad eliminarla, giustamente, anche perché diciamo che era abbastanza in forza, ecco. Fefe. Innanzitutto ci prepariamo all'ingresso numero 5. Oh, Mila! Mila, questo è un numero ovviamente non buono per Mila, che è da poco qui, però ha già scritto la storia buttando fuori dalla federazione Alexandra. Comunque dai, numero che alla fine ci può anche, miseria, ci può anche stare comunque fra le prime, anche se io ho paura dello spettro delle Purgers, sarò sincero, perché non lo so, cioè, il fatto che se abbiano interferito una volta non mi sembra strano che non possa risuccedere, sai. Sì, questo è possibile, però sai, magari il loro obiettivo era proprio le campionesse di coppia. Vediamo, però innanzitutto, tanto che mamma mia, viene tirata giù Fefe. Ovviamente, stavo dicendo, questo match non è proprio il migliore per vedere le tattiche, diciamo, fisiche di un lottatore, le strategie fisiche di un lottatore. Però si può vedere quanto può essere infame. Tanto qui, ecco, a proposito di Ingresciante. Numero ovviamente anche per lei non favorevole, anche per la statura, la corporatura, no? Ovviamente sì. La stanza non la favorisce, quindi... Oh, sì. Qui ci lascia, no? No, no, perché c'è stata una gang. Forse sì. Tina, però Mila qui va su Pepe cercando di tirarla giù. La butta giù. Fuori. Allora, Mila ha eliminato Pepe, ha eliminato Alexandra dalla federazione, quindi diciamo che... comunque sta facendo bene in questo periodo, Vediamo però soprattutto fino a dove arriverà su questo match, perché comunque si trova nel ring con due discretamente forti. Tina invece qui sta facendo la tattica del morto, sì. Giustamente morta a galla, no, più o meno, anche se ora ritorna qui rischia di essere addirittura eliminata da Mila, che potrebbe giudicare. Mila butta fuori, clamoroso! E poi... goodness! Mamma mia. Beh, comunque due eliminazioni di spessore, direi, per Mila in questo frangente. Nati! Entra Nati, numero 7. Anche qua... un po' sfigato è per Nati, devo dire la verità, però... Sì. Nati, Davide Guevara vola all'interno di un'altra federazione, comunque è un'esperta lottatrice, quindi io la terrei sempre in considerazione. Sì, anche perché la Royal Rumble, come diciamo spesso e volentieri, è un match anche difficile da vincere, perché comunque è imprevedibile, cioè non è come un match uno contro uno che te lo puoi gestire al meglio, qui un minimo errore e sei out, onestamente. Vediamo però intanto... La tattica Davide del morto funziona, però devi stare attento funziona se le altre te lo permettono, mettiamola così. Quindi, parla sempre. Devi saperti imboscare, diciamo la verità. Tanto qui Mila giustamente se ne sta a debita distanza dicendo succede, capita, io mi riposo nel frattempo, che schifo non mi fa.
Eh sì, è vero. Qui intanto entra Eh il sì, Big Davide, mamma mia. Fuori Anger Sharon, mamma signori. mia, Fuori Angel Sharon Anger fuori. Sharon. Prestazione agrodolce, per non dire DM di Anger Sharon. Però innanzitutto entra una delle più esperte e mira subito addosso, che una mira che comunque si è riposata per comunque un minuto buono, devo dire la verità. Quindi insomma, può aver recuperato dei dividendi interessanti, anche Body se slam lì però. Blade la tira giù. Al di là giù, il Bede e Nadi devono sfruttare la loro esperienza contro Mila che è giovane e quindi anche inesperta. Vediamo un po' se riescono a mettere in atto questa strategia. E invece no, Nadi va su Falcon Arrow. Sì. Il fatto è che finché sono in 3 è gestibile la situazione, ma anche in 4. Quando iniziano a diventare 5 e 6 è un casino. In Effettivamente sul effetti. ring, quindi attenzione. Vediamo. La Oh, prende Nadi per qua. la collottola e la. Oh, Mila forse prova a eliminare Nati. Sì, Prova a eliminare Nati. ora grava Oh, qui, ci sì, riesce! va Sì, ci riesce, fuori, mamma mia. Nadi va fuori, clamorosa dimensione di Mila, siamo a 3, se non Eh sbaglio. sì, eh sì. Però entra Clarissa adesso. Cacchio. Clarissa, è un brutto cliente, nella Royal Rumble, Clarissa. Forse te la butto lì, forse addirittura più di Tina, sincero. Questo non lo so, però sicuramente è molto difficile da affrontare, che se il Bed sta dimostrando anche lei, è una grande preparazione. Diciamo che ormai siamo anche al giro di boa, di questa Royal Rumble per l'appunto femminile. Quindi attenzione. Vediamo cosa E qui succede. da questo momento in poi i numeri sono importantissimi. Intanto qui Mila Oh! si cucca questa brainbuster. Eh sì, la prende in consegna, invece no. Lily Blade ribalta il tutto e dice: no, sorella, più ti calcio in bocca. Tutto per te. Perché? Sì, perché ti fa bene. Ti mette il ferro nel coro, no, scherzavo. Ferro nel corpo, mica tanto. Dai, oh, più o Lily meno. Blade La elimina butta Clarissa, non fuori. ci credo! Oh sì, fuori Sì! Clarissa, lì No! fuori Clarissa. Porca Fuori miseria! E Clarissa, anche Mila forse ci anche Mila. saluta! Anche Mila ci saluta! Oh. No, si salva Mila! Ma non ho capito Lily perché tutta sta roba. Intanto numero 10 sarà in Fisharon, giustamente, è tornata anche questa. Giustamente gli scappati di casa tornano sempre. La Rumble è questa tipologia di match dove tornano un po' tutti, no? Come se fosse la loro abitazione, la loro dimora. Ci sono alcuni di cui faremo volentieri a meno, però questo, vabbè, Sì, chiaramente ma non io mi dipende. domando, se Ellie, Samantha, a questo punto, e Laura faranno parte della Rumble? A questo punto non mi sembra, perché a meno che non so, non entro per ultime, allora in quel caso proprio vabbè. Beh, non lo so, mancano ancora 10 numeri alla fine, tutto è possibile. Quindi non saprei sinceramente cosa dirti. Però innanzitutto godiamoci per il momento quello che stiamo vedendo con una serie di scena che sta facendo il minimo indispensabile. Prende Mila e gli salta addosso qui. Cerca Addirittura di percuoterla, sì, mamma mia. le sbatte il crown più volte contro il mat del ring. Entra Penelope, attenzione. Beh, buon numero comunque per una come lei che non è che. Intanto fuori Ciao, Serenity Shallon ciao. che viene eliminato da Lily Blade. Diciamo che, vabbè, anche per lei prestazione molto. Opalca. Sì, vabbè, gli sei andato fin troppo, Leggero. diciamo, leggero, ecco. Però stiamo attenti perché, essendo Penelope nel ring, potrebbe anche esserci la sua amichetta di merende, eh? Cassandra, quindi Mila e Lily Blade dovrebbero fare squadra, invece qui Mila va a segno questa tornata di diritti. Cioè Mila sta resistendo tantissimo, numero 4 o 5 se non sbaglio. 5, 5. 4, 5, 5, scusa, ho detto una cacchiata, 5. Però, oh, essere arrivata così in fondo, tanto qui, mamma mia. Oh, è vero anche che a 20 ragazze è più sostenibile, la Royal Rumble che a 30. Quindi. Però è anche vero che loro per eliminare devono usare molto più energia, che comunque non hanno la Oh, forza. Oh, pezzo dell'ona, incredibile! grande ritorno. Un buon numero, devo dire la Sì, verità comunque. anche se chiaramente non è più nel fiore degli anni. E poi lei Infatti viene. comunque era un general manager, era, no? Della Genesis. Comunque viene presa da Penelope e fatta girare come non so cosa qui intanto, però Oh, guarda subito. Mila rischia, No, no, si salva. tiene duro. Mila è riuscita a fare una buonissima prestazione in questa Royal Rumble.
Il problema è che adesso si sta riempiendo il ring di gente che potrebbe Cattiva, guarda qua. effettivamente porca miseria. Mamma mia, che ginocchiata! Che ginocchiata! Mila continua questi neckbreaker molto buoni, però devi anche eliminare, eh. È vero che ne hai eliminate parecchie fino adesso, che andiamo a contare, però Beh, più se avanti la e va a più prendere con... devi nasconderti, secondo con questo stellone tirandola giù in questo caso. me. Vediamo chi entra. Vediamo. Che numero è? Oh, Trench, Kimberly Intanto, mamma Jason! E mia, va fuori Kimberly, intanto. gran numero. Lilyblade invece eliminata dalla nostra amica, anzi dalla tua amica Penelope. Mamma mia, perché? Non lo so, lo dico, Comunque io a perché questo punto sarò matto, ma Kimberly potrebbe essere una delle favorite. E Mila ci lascia qui, attenzione! no? Non ci credo! Fuori, 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 Ragazzi, ragazzi. qua bel colpo di Uzzulone, eh? Bel colpo di Uzzulone perché ha eliminato quella che ha eliminato più lottatrici. E sì, quella che è stata anche nel ring maggiormente, siamo Sì. onesti, perché comunque è lì dal numero 5, quindi cioè, mica che è. Tanto qui c'è però c'è la spia di Kimberly, che va sempre. Il Kimberly è un po' quella più tifata ovviamente al momento sul ring, però non deve stancarsi perché a una certa età, qua ha più di 40 anni, quindi attenzione. Beh, signori, anche quello è vero, cioè, mica. Numero Vediamo però. 14, vediamo. Vediamo chi sarà il numero 14. 14 se non sbaglio. Sì, Aia. aia Aia. Cassandra. Aia Cassandra, mentre Penelope qui. No, bombizza Kimberly. E la bombizza probabilmente All'esterno, all'esterno. No, eh vabbè, non sì, ci credo, mamma non mia, ci porca credo. miseria, Oh, cala. fuori Kimberly. Qui è la fine dei sensi. Qui è la fine dei sensi e direi anche Dei dei... giochi. Sì, perché se queste due fanno alleanza, cioè queste due faranno Ciao. assolutamente Oh, secondo me alleanza. Oh, resiste però... stoicamente. Sì, il problema è che però ne stanno due. Ecco, qui se no Bizzolone ha fatto male, si sta un po' pentendo di aver eliminato Mila perché qui poteva aiutarla invece. Oh, fuori, cala. Cala. La Rambo non Non... ci sono amicizie, però attenzione anche a queste due che non facessero scherzi tra di loro perché sennò sarebbero Siete delle idiote. pronti a vedere il dominio di queste due? Perché finché non c'è qualcuno che le, come dire, che tiene occupate entrambe, sarà molto difficile che vengano eliminate. Infatti vedi che si prendono tutto il tempo lanciandosi delle minacce verbali feticchie. Karen Oh, Blake, Karen numero Blake, 15. numero 15. Bel numero, eh? Bel numero per Karen. Attenzione! Oh, però intanto attenzione, attenzione. Niente. No, Penelope riesce a non finire fuori! E allora Power Oh, Slam! mamma Che mia, cavolata che ha mamma mia. fatto Cassandra qui! Che cavolata che ha fatto! D'altronde però ogni donna è per i cacchi suoi, siamo onesti. Sì, però Davide ha fatto una cavolata! Fai cagare Oh, Karen Blake! La Blake! butta Mamma mia. fuori! La butta Magia. fuori! Magia degna di Harry E Potter, poi, quindi Karen anche per Blake Penelope, e... non ci credo. No, Oh. vabbè, grande Karen Mamma mia. Blake, cosa ha fatto? Che ritorno in pompa magna, cioè, mamma mia, una cattiveria a livelli incredibili. Grace Howard, numero Grace 16. Howard. E Flora ancora non entra, Davide. Flora ancora non entra. Se non mi Flora a sto punto, stavo dicendo potrebbe avere il numero 30, però. 20. Sì, effettivamente. Infatti, grande Grace. Davide, è qui che Grace. manca Flora. Poi altri nomi importanti, qualche ritorno, magari qualche nome che si è visto un po' ultimamente, poco ultimamente. Beh, sì, perché comunque togliendo Akira e Rebecca che sono impegnate appunto per il match titolato, oddio, Io che spero che non siano le potrebbe Burgers, proprio. A parte Shadow Dara che non c'è probabilmente per infortuni, però. sai, potrebbe essere che siano le Pushers, quindi non ci metterei la mano sul fuoco, onestamente. Però vediamo alla fine dei conti, cioè, mancherebbe anche una Karen Blake, sì, una Karen Blake, buonanotte, una Carla Blonde, scusami. Magari Blonde da parecchio non c'è, non so se. Quindi Vediamo. potrebbe essere... Oh, Oh, Nikita! Nikita! Nikita, stiamo dimenticando di Nikita. E comunque anche lei ha detto di poter vincere il Rumble in quel di Genesis. Potrebbe tornare, non lo so, Brenda. Meno che non torna carbonizzata. Dettagli. Potrebbe fare il suo ritorno alla stessa madre Russia. È vero, in effetti, ma Russia sarebbe veramente. Però bisogna sempre capire le condizioni, no? Perché dopo quello che è successo con Flora. Sì, quello è vero, quello è vero.
Intanto Nikita saprà giustamente con Karen Blake perché è l'avversaria più temibile adesso. Parliamoci chiaro. Grace, buonissimo numero, però è piccoletta. Eh beh, sì, giustamente. Oh, la butta giù, Nikita. Brava Nikita. Oh mio Dio. Sbaglia il colpo qui però, Ma, cosa ha fatto Grace? Una mini ginocchiata di Grace. Una scoreggia gli ha tirato. Sì, però adesso la Karen Blake, fuori! Fuori Karen Blake. Flora, numero 18. Attenzione perché Nikita qui può eliminare Grace, eh. Attenzione perché l'elimina, no, resiste stoicamente Grace. Mamma mia. Oh, invece... Ce l'ha fatta. Vabbè. Vediamo se ce la fa ancora. Ce l'ha fatta. Ok. Si è arenata le corde, Grace, e non ha voluto mollare la presa. Vediamo, aia. Provata Flora, che potenza. Flora e Nikita potrebbero alliarsi, invece no, Nikita dice... nessuna alleanza, d'altronde... Mancano comunque due numeri alla fine, quindi attenzione. Non so vediamo chi possa essere, sinceramente, perché le sorelle Howard tutte e tre sono entrate. Beh, sì. Forse una Samantha Orton e una Laro Suzuki, proprio per aiutare, no? Laro Suzuki per aiutare Samantha. Può essere, sì. Può essere. Vediamo. Chi è? Però attenzione, perché Nikita qui ci sta per lasciare, eh? Sì. Vediamo. Oh, porca miseria. Niente. Numero 19. Landing Blow Shot! Ciao. Blow Shot che ritorna. Con un numero titanico, direi. Sì. E qui direi pure Davide un numero che potrebbe darle la vittoria, eh? Eh beh, mamma mia. Landing Blow Shot che potrebbe andare a WrestleMania a affrontare o Jane Austen o Akira o Rebecca. Mamma mia. Ma Jane con cui già brutti legami, che entrambi provengono la stessa terra, poi Jane la batte anche nel town match. Veramente, qui la situazione si fa traumatica. Vediamo. Il colpo qui. Mamma mia, Grace l'ho vista fuori, Grace l'ho vista fuori io. Il fatto è che secondo me dovrebbero allearsi e buttare fuori Lady Blossom, perché così non vai da nessuna parte, sarò sincero. È troppo rischioso questo tipo di match. Oh, Nikita ci lascia. Oh, Nikita fuori. Numero 20. 20. Ultimo numero. Chi sarà? Vediamo. Oh, Carla Blonde. Carla Blonde che ritorna sul ring dopo parecchi mesi, direi. E quindi una di queste quattro andrà nel main event WrestleMania, chiaramente al femminile. Ti direi o Flora o Lady Blossom, cioè Carla Blonde dice no? La vedo difficile, sai, molto difficile. Forse la pausa non ha aiutato, dici? Ancora un po' di ruggine da inattività. Poi magari Flora rischia. Però attenzione perché Flora e Lady Blossom si stanno mazzulando a vicenda e quindi non so se è una buona idea questa, eh? Sicuramente Flora è l'unica che può reggere l'urto con Lady Blossom, eh. Sì, è vero, però Davide, così una delle due è eliminata. Quindi la percentuale di vittoria di una delle due diminuisce, nettamente. Quello è vero. Poi dipende sempre se le altre non si eliminano a vicenda, perché... giusto, disame. Calcione, super calcione, doppio. Mamma mia. Fa Flora è forte, ragazzi. Flora è veramente forte. Frolla. Frolla. Frolla è pur sempre frolla, effettivamente. Ecco qui. Invece no, tentativo della sua Yuranagi che non va a segno qui, mamma mia. Bel finale tra queste quattro. Grace è una posizione disperata, visto che nessuno si aspettava magari una posizione del genere, un arrivo del genere a queste, tra le quattro finali. Cala, l'ha detto. Ho parlato. Cara Blonde. Cala. No, non riesce, vediamo. Grace forse si libera. Si libera. Sì. Forse gli ha anche portato addosso, probabilmente. Fatto bene. Buona strategia. Tanto che, mamma mia, Lady Blossom, quella si è inventata una doppia accettata, perché non la vorrei definire calcio. Attenzione, perché Carla però qui sfrutta il momento. No, vabbè. Ma tu, che botta che gli ha tirato. Porca miseria. Carla, hai usato troppo, forse. Sì, infatti Carla sta andando a muso duro con Lady Blossom, mi sa che qua
mi era parecchio male, sai, ma parecchio, parecchio, parecchio. Era Però schifo. va Vediamo. Grace, pensavo ad aiutare Carla Brodi, invece manca un po' cap, come direbbe Qui non ci qualcuno. sono alleate, non ci sono alleate, tutte contro tutte. Eh beh sì, anche se però insomma in questo match dovrebbero allearsi almeno per buttare fuori Lady Blush, che è un discreto problema, come stiamo direi notando, ecco, Sì. effettivamente, mamma mia. Sì. Però Adesso il match un po' che si è un po' stabilizzato, d'altronde i quattro hanno anche paura, no? Di beh, avvicinarsi un po' troppo alle basta un minimo, cioè ora come ora basta veramente un getto Oh! d'aria se Grace però qui fu. approfitta della distrazione di Nate Blanchard che sta per attaccare Cara Blondo e potrebbe Eh sì, buttarla eh fuori, non ci credo. sì, eh Non sì. ci credo! Oh! Però c'è anche l'aiuto di Flora. Eh sì, c'è l'aiuto di Flora Flora, qui però. brava, brava Flora, ora che è stordita Lady. E Vediamo se la riesce. Ma le altre due che stanno a fare. Oh, la elimina! fuori, Eliminata Lady Blanchard, è fuori! eliminata Lady Porca miseria. Blanchard. Presumo che Flora vincerà questa Royal Rumble, Sì, mi a questo punto. sembra, dopo questa eliminazione, mi sembra, non dico abbastanza Palese. palese, però insomma potrebbe essere. Vediamo innanzitutto. No, perché ha interferito su Carla? Forse Guarda vuole essere le Flora a eliminare un po' tutte. D'altronde dopo ti galvanizzi, no? Come se segni un gol ne puoi fare altri. effettivamente Cioè, stavo quando non ti non sta accontenti. giustamente. Vediamo qui intanto, vediamo. Oh, E pugnazzo guarda, hai qui, visto? pugnazzo lì, pugnazzo ancora. L'elimina lei? Ecco, No, 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 non no, no, riesce. no. Sbaglia il colpo qui in seconda battuta, però. Sì, ora un po' Vediamo. stanca anche Flora, perché comunque per eliminare Lady Blush ci ha messo molta energia. Quindi Ma attenzione. questo è un match che ti stanca anche fisicamente e mentalmente, perché comunque devi sopravvivere, cioè non è che te la puoi giocare, no, come un match normale, ripeto, qui devi veramente sopravvivere fino alla fine, se ce la fai. È vero. Mettiamo conto questa cosa. Vediamo Oh, qui Flora la intanto butta se fuori. l'Enzaina Se fuori, l'Enzaina. mi sa E la proprio. butta fuori, la butta fuori. No, No! no, 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 Brava no, no, Carla. no, no. Carla dice, vieni qua, sorella. Anzi, vieni, ti tiro un calcio a te, Grace. Bella sfida, bellissima sfida questa tra queste tre Grace però guerriere. deve stare lontano perché sta rischiando troppo la sua incolumità, Sì. però qui. Vediamo, vediamo. Niente. Niente. Niente, il pugno che non ha sortito molto effetto. Oh, Aia, che graffiata. Attenzione, la butta fuori, vediamo. Niente. che bastarda Grace però, Ma Grace in deve lottare questo. così, per forza, se sennò... Effettivamente non è così forte. Vediamo però innanzitutto cosa si inventa, perché sicuramente è molto difficile per lei riuscire ad uscire indenne da questo match. Vediamo. Oh, che botta. Sì, qui è la sua variante della Drone Machine, il pubblico è tutto in visibilio, d'altronde qui manca pochissimo, eh. Se Flora elimina Carla Blanca non vince il match. Contro Grace, insomma. Penso anch'io. Penso anch'io. Ragazzi. Stessa cosa se Carla Blonde elimina Flora, che è la prima. Non penso che. Oh, Carla, Carla, rischio! È fuori! No, Fuori vabbè, non ci Karen. credo. Fuori Carla, scusa. Tanto qui viene presa in contropiede Flora, Sì? viene presa in contropiede La butta? Grace. La butta? No, niente a fare col Beh, Sonic Breaker. Bravissima! Flora la prende, spinning Uranagi! mamma mia, oddio, Vabbè. mi Ci ha sa provato. che Grace sì, è andata, direi. Ci ha provato. E d'altronde su tutti i tabelloni pubblicitari Flora era la pronosticata a Senzaina, vincere e poi è finita, ragazzi. Senzaina, No! però, aspetta, No! aspetta, aspetta, Grace elimina! aspetta. No, che fa? Neckbreaker! Spezzacollo, Va bene, va bene. spezzacollo. Oh, sì, Però a segno. il problema è che deve rialzarla, andare al paletto, non lo so, vediamo. Però nel frattempo la stordisci, dai, diciamo, è come Sì. strategia, può anche starci. Il problema è. Oh, Vediamo, vediamo. sua variante della Red Reckless! Lace. Sì, la mossa di Flora, peraltro. Questa l'ha presa anche in giro. Direi. E la butta fuori. Vediamo. Vediamo. Non ci Vediamo credo. se ce la Non fa. ci Ce la credo. fa? Ce la fa? Ce la fa Grace? Ce la fa? No, no, no. Flora, Grace fa oh, vincere, ma no. Grace fa vincere!
No, si salva, però No. attenzione perché può buttare un buco fuori. Non riesce. Difficile. Difficile buttare Flora fuori, eh. Anche se però qui ancora riesce a vincere lo scontro diretto. Vediamo cosa si inventa qui questo Rischia qui cavaliere. Gris a lasciarla rialzare, invece no. Sì. La impacchetta e ba. Mamma mia. Divine Mamma mia, che Grace botta qua. da parte di Chris Howard, che poi la rialza, la Sì, butta fuori, la butta fuori, no, niente la rialza però è Flora stanchissima, stanchissima. Grace forse ha proprio energie perché poi l'appunto è riuscita a risparmiarsi un po', nell'ultimo frangente. Vediamo qui, da fare. l'elimina. Ce l'ha stavolta, niente da fare. Flora è troppo pesante, mal di schiena anche per Chris Howard. Direi che comunque ci sta, no? Come situazione. Tanto che calcione. Ah, Ciao. mamma mia. Si mette male. Si mette male per Grace che. Oh! Evita il colpo Sbaglia, però! sbaglia, sbaglia tutto, Evita il one shot a colpo! vuoto. E poi ginocchiata. La rialza, Attenzione! buttala fuori, buttala fuori, buttala fuori. No, Attenzione! Attenzione, si la salva. guarda, o pesce, Niente. la guarda, però, scusa. E che fa? Flora Che sbaglia fa? per andare al paletto, sono e invece no, passegna. No, 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 ora è andato Invece no, accettato, anzi, passegna. un'accettata, stavo dicendo doppia, ma mamma mia. Beh, che dire, c'è La poca. butto, Oh, la butto. Si salva Flora, si Grace, salva. buttala fuori, ma che stai a fare? Direi sia un po' stanca, forse. È anche un po' cretina, ti direi, cioè, Che insomma. fa? Che fa qui? Backdrop. Sì, belle Un mosse, backdrop. Grace. Vai, buttala fuori, buttala Vediamo. fuori, buttala fuori. Niente a fare, niente a fare, Flora era meglio. Non ci siamo Oh, ancora, mi rischia, sa che. rischia, Grace, rischia. No, No, grande, no, scusami. Grace, la butta fuori. Grace Oh! Howard vince la Royal Rumble. Incredibile. Mamma mia, questa è una vittoria direi anche di culo, perché qui Flora secondo me ha calibrato male la caduta del Sì, salto. è vero, forse pensava di potersi aggrappare, tenersi dalle corde, e invece non ce l'ha fatta. Grace Howard mostra anche una potenza invidiabile per una del suo peso, Mamma mia, Grace Howard clamoroso. vince il match e quindi si aggiudicherà anzi, il main event in quel di WrestleMania per quanto riguarda appunto il panorama Clamoroso. femminile. Ci sarà da vedere però contro chi perché per l'appunto diciamo che per ora è contro Jane, però dobbiamo vedere il match. Vedremo, sta di fatto tanta roba ragazzi, tanta roba. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo, eh. Mi raccomando, non Sì. andate via. The following contest is scheduled for one fall and is for the International Championship. Inside of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end.
key. I keep a cage, but I can't control it. Cause if I let them out, tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within. It's just beneath the skin. Look in my eyes, what do you see? The cult of personality. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you wanna be. Oh, I'm the cult of personality. I'm the cult of personality, the cult of personality, the cult of personality. Introducing the challenger, from New York, weighing in at 299 pounds, John C. And introducing the champion, from Miami, Florida, weighing in at 265 pounds, he is the... Ci siamo ragazzi, titolo internazionale in palio, John Cage contro David Johnson. David Johnson non al 100% assolutamente, guarda là i graffi. Signori, ma te, la cicatrice, insomma, questo match cioè, per quale motivo dovrebbe farsi a questo punto? Farsato, perché John Cage vuol dire tanto David Johnson va alla Garibaldina, ma guarda qua. Oh mio Dio, mamma mia. Questo match direi che cioè, è difficile da commentare perché comunque non abbiamo un David al 100%, ma abbiamo un David che sarà, boh, non lo so, al 50? 70, forse. No, secondo me al 70 neanche ci arriva. Cioè, e poi hanno messo il match anche vicino, è vero c'è stata Rumble di 40 minuti, 35 minuti, però secondo me anche... Hai capito, no? È troppo vicino. L'hanno messo, sì, ma David non sta in piedi, dai, raga, ma che cazzo, ma che cazzata è questo, dai, su. Cioè, vabbè. L'arbitro conta sì. Peraltro lentamente, proprio. Vabbè, sì, presenta qua, mamma mia. Sì, vai. Allora, ti ricordi il segmento tra i due a Civilization? David ha detto una cosa importante. Non voglio interferenze in qualche modo della Demon Light. Magari non c'è stata nel match, magari non ci sarà nel match. Perché non serve. È stata prima del match.
è quello il problema. Sì. Oh! Ma dai, abbattalo! Ma dai, sì, abbattalo, però! Sì, assegno! Ah, sì. Sì, però non penso che batti. Uno! Vediamo. Uno, Due! E due, tre no! ecco. Porca miseria! Mamma mia! Soltanto contro dei due, Davide, però Davide deve provarci in qualunque modo, anche magari con le finisher come prima mossa praticamente. Sì, il problema è che però non sta in piedi, cioè, insomma, chi prova questi colpi, insomma, bah, calla. Bello bello di John Cage, sfrutta la sua freschezza atletica, fisica. Sono colpi molto, direi, Guarda. poco, mamma mia, poco impattanti. A, di a differenza di Porco quelli miseria. del dio della guerra, che invece oggi può sfruttare tutto il vantaggio. Beh, un vantaggio che potrebbe essersi anche creato lui stesso, o comunque uno della Divine Light potrebbe avergli creato, Ma sicuramente. Oh, però qui! Sei da Oh. pancio! E beh, assegno, vediamo. Uno, Uno, due, due, e non e c'è il no. tre. Però David, devi anche essere un po' più costruttivo nelle tue mosse, perché... Cioè, non è che... Oh, e va già con la più col sembo. Va con la più Che col deve sembo e... fare? Oh, No. porca miseria. E si conca la chokeslam di John Cage, tutto a casa. Mamma mia. Al scuolo qui, mamma mia. Finita. Vediamo. E Uno, uno, due due e e tre. tre. Incredibile. Cage vince la cintura, ma con molti ma alla fine, Vince il titolo di campione internazionale, ma infatti, come dici te, con molti ma, perplessità, perché e dubbi fortissimi sul fatto che siano state quelle della Dima Light attaccarlo, sono lo stesso John Cage, sono alti i dubbi. Beh, Tanti sicuramente dubbi. sì. Brutto, posso dire brutto perché secondo me tra questi due poteva venirci fuori un match bello, forse il match anche più bello della serata, guarda. È Invece... probabile, però da come si sono messe le carte non lo sapevamo mai alla fine. Quindi, È un peccato, però cambio di titolo, questa è una cosa molto importante perché dopo la vittoria di questa, guarda, John Cage, campione internazionale, direi che questo overview è incandescente. beh, parte direi a pippo durissimo, dai, per non Sì, dire non di altro. altri. Ecco. A proposito di pippo durissimo, vediamo se Victor riesce a fare, diciamo, anche lui il magheggio, perché attenzione, Però qui ha di attenzione. fronte uno dei componenti della Demon Light. E quindi Andrew Sears, e quindi sarà molto difficile per lui, Sarà dura, devo essere onesto. Quindi Così come dopo con Axel. Cioè, la Demon Light probabilmente adesso ha al momento quasi tutti i titoli. Non sì, tutti, chiaramente, qualche. mancherebbe il titolo All-Star e A poi Genesis a vediamo. tutti, forse, perché se noi contiamo anche a Trent Thunder. E vabbè no, Vabbè, quello pensi di Gelo mancherebbe, giustamente. ma quello forse manco lo cacano di striscio, sai. Sarò sincero. E mancherebbe. Oh, se proprio puoi avere tutto, come si dice, il titolo femminile. Mancherebbe il titolo femminile che al momento ha Jane Austen, ma sai, se dovesse vincere una Ghira potrebbe benissimo allearsi a livellare, perché Ghira la conosciamo. E non è stupida, è un po' come Max Cougar, è molto intelligente da questo punto di vista, quindi. Effettivamente. Rebecca no, perché secondo me Rebecca, a parte che è diversa anche caratterialmente, però Rebecca con questa resolution, non so se poi la resolution può fare al caso, no, Vero. dell'illuminato, quindi è una situazione un Vero. po' diversa. Non sono controllabili quelle della resolution, secondo me. Sì, appunto. Ma anche Rebecca stessa si sente un po' com la comandante e quindi no, non è che va a fare il La secondina. soldatessa, la secondina in un'altra fazione, quindi. Beh, Ed è effettivamente, strano vedere Victor Orton tipato dai panni, comportato, molto strano. a volte capita, no? Sai, no? Quando si dice non succede, ma se succede, Sì, perché effettivamente. per anni e anni ha dominato la dirigenza, essendo presidente, essendo stato presidente, invece adesso si ritrova un po' a fare il disertore, il ribelle. Sì, e tra l'altro è tornato a lottare nonostante l'età non più giovanissima, in modo costante, direi. Comunque, cioè non è più giovanissimo, quindi insomma, Ti faccio diciamo una che. domanda, questo serpente riuscirà a avvelenare l'illuminato? No, non penso, non credo.
Non credo, perché è da solo Victor, cioè deve trovarsi degli alleati e non di certo come Brian Radley, cioè... Purtroppo ha fallito, dai, diciamo. Sì, palese. Cioè, o magari chiede supporto degli Originals, che sembrano essere tornati per certi versi in buoni rapporti. A Morris potrebbe chiedere, però insomma è praticamente Soldier... una... sì, vai. No, sto dicendo, il problema è che è una sfida contro il mulino a vento, cioè quella che sta facendo Victor, cioè... sì, peraltro Davide, Soldier non è neanche qui all'arena, cioè dovrebbe esserci per la Rumble, ma non sono sicuro, non lo so. Anche perché fisicamente non sta neanche lui benissimo, siamo onesti. Quindi va bene tutto, però secondo me qualche settimana di pausa li farebbe bene. Poi i cavoli di Axel sono di Axel, dai, facciamoci chiaro. Non è che il Soldier può fare... cioè prima a pensare col Thunder, guarda come sono finite le cose. Effettivamente. Cioè, va bene tutto, però... Sai, no, quando la gente ti dice fatti cazzi tuoi che cambi cent'anni, no? Sarò bravo illuminato, no, a iniettare il veleno, parlando appunto di serpenti, in quel caso di Toronto, in questo caso illuminato a iniettare il suo veleno a Michael Thunder. Ma ha giocato su quello che Michael Thunder voleva, ovvero una chance titolata importante e qualcosa di importante effettivamente, perché insomma si è visto palesemente questo ultimo Michael Thunder della divisione di Coppa, gliene si batte la ciolla, se siamo onesti. Sì, è vero. I tempi per i due di coppia sono finiti e quindi cambiamo. Vediamo qui intanto l'abito, ci mostra la cintura perché si può partire. E io penso che molto probabilmente se Sears dovesse perdere questo match per un cavillo di qualsiasi, diciamo, entità, potremmo avere già subito Michael Chandler come prossimo. È vero, è vero. Attenzione. Assolutamente. Qui intanto subito ci provo Victor, non ci provo niente. Beh, Sears, tenta subito lo schienamento perché vuole chiudere il match in men che non si dica Andrew Sears. Il problema è che Victor Orta comunque sappiamo essere molto resistente. Non sarà facile comunque per Sears. Magari, ecco, come detto, dei vantaggi da tutte le parti, però devi comunque lottare bene. Beh, quello sicuramente, cioè comunque puoi avere i vantaggi, però se li sfrutti male, li sfrutti male. Il problema è che, sai cosa, i vantaggi di Sears sono tanti, quelli di Victor un po' di meno. Un po' meno. Tanto. Vediamo che intanto, mamma mia che botta. Vediamo, Victor esce dal ring palesemente scazzato. Ma Sears lo segue, ecco, bravo Sears, anche se Victor qui si riprende e vede il tutto. Sears non deve fargli neanche muovere un dito a Victor Orton. Vero, deve stare molto molto attento, perché comunque il rischio che questo match finisca in un modo altamente brutale è molto, direi, possibile. E Victor sta ora come ora prendendo letteralmente le peggio ammazzate, quindi sì. Attenzione. Vediamo qui, lanciato contro lo spigo del ring, sì, del ring, del tavolo, anche se Victor non lo prende bene, quindi rientrano sul ring 2. Eh sì, anche perché mi sembra che eravamo arrivati al conto di 8, presumo. Sì. 7-8 comunque. Quindi attenzione, tanto che continua a colpirlo. Non va giù, Sears non va giù, si continua allora. Ario Scippo! Vediamo, mette lì. Nei Kai, forse sì, di verde, sì. Mio dio, ultimamente direi. Lo fa correre fino all'angolo, invece no, ci va Sears all'angolo, lo prende. No, cambio di fronte ancora. Sì, match è molto comunque adesso equilibrato. Vediamo qua. Si mette, mi sbaglia il tutto. Mamma mia, erroraccio di Victor, che però riesce a tornare subito in forza. Spy Buster di Sears, che vince lo scambi. Bello. Uno, due. Bello questi scambi tra i due. Si vede che hanno studiato entrambi, perché Sears è quel lottatore che magari viene strapagato, però poi al tempo stesso è un sicario, dai. Effettivamente. Dato che vediamo, sul blocco all'esterno. Sì. Sears potrebbe anche accontentarsi di una squalifica, di un punteggio fuori alla fine.
Sì, anche se comunque se stai dominando, non dico che domina in questo momento, ma comunque è un vantaggio rispetto a Viktor Orton, secondo me è meglio riportarlo al centro del ring e schienarlo, no? Invece qui non lo riporta al centro, ma a Quello sì. ridosso di transenne. Vediamo, intanto serie di pugni dritti per drittis. Vabbè, però Victor qui cosa si è inventato? Mamma mia. Victor lo rialza velocemente, deve riportarlo al centro del ring, cosa che fa immediatamente. Deve darci una svegliata, Victor. So che strano a dirsi, però sta combattendo nella lotta col freno a mano tirato, mi viene da dire. Eh no, beh, devi stare attento a Sears, secondo me ha anche paura di eventuali interferenze. E Però beh, effettivamente, qui si è però gli gira il braccio e invece no, Victor ha ancora la meglio, è anche se riuscito comunque. ancora? Vediamo. Solo Oh! incredibile. Ma Sears Colpo c'ha veloce! piedi! Sears c'ha piedi! Forse non l'ha preso benissimo però, Sbaglia, sbaglia! Riversati! Diciamo che prendere quella V che io in quel modo al volo non è easy, Sì, non è stata una viga io a altissimo impatto. Infatti, mamma mia, però intanto ha messo, diciamo, la sua candidatura, ecco, in Sì. modo brutale, Oh. sulla schiena. Adesso Victor sta prendendo un leggero vantaggio, che forse questa sera di stompo, no? Che fa? Nidrop. Oh, di una fiata, mamma mia. Sì. Momento favorevole a Victor, che dovrebbe entrare il suo massimo migliore qui, entrare in un tipo di schiena di sollevamento, ma Che è stato un po' velleitario, dai, sì. siamo onesti. E Siamo allora onesti. cambia Però idea. adesso è la Silver Spoon BBC. Eh Sì, sì, è proprio lei. Ma che proprio va, lei. ma che piango. Ah, mamma mia, E c'è la assedio. distanza per il pancake, ma anche per Invece fa lo schienamento. Eh sì, uno, Uno, due, due, no. niente. È dura. Vediamo, Oh, vedrai. Vecchio! Niente da fare, Mamma niente da mia, mamma. fare. E allora, Sir Scourge, Sir Scourge, ragazzi. Mamma mia, che botta. Uno, Uno, due, due, niente. no, 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 Sì, no, no. niente da fare. Porca miseria, momenti di tensione comunque in questo match con nessuno dei due che sembra essere in questo momento più avanti all'altro, eh. Sì, il match è molto equilibrato, dobbiamo dirlo, da una parte e dall'altra, e cioè, mi sembra proprio che i due abbiano un po' paura, no, di forzare troppo la mano a volte. Beh sì, ecco. Vediamo. Oh, spezza fuori. Beh, se forzi troppo la mano con uno come Victor potrebbe purgarti. Stessa cosa per quanto riguarda Victor con Sears, Sì, quindi attenzione. concordo, concordo. Qui sbaglia Victor, troppo a muso duro, troppo istintivo. E allora Sears lo carica. Effettivamente. Power Mamma mia. Porca miseria. Slam! Schieramento! Uno, Uno, due due e e no. niente, e niente. Però i due si stanno minando, è forte, mo va bene tutto, i colpi ci sono stati. Eh Probabilmente ci beh. sono state più mosse forti, fortissime che deboli. E allora che fa qui? Victor Orton ne approfitta per un'altra Super Spoon? Visto che stiamo Sì, lì. ecco. Sì, è proprio lei. La Silver Spoon, che va sempre. Mamma mia. E ora, vediamo che fa Victor Orton. Prima di andare male a Vigo io, però è testardo e ci vuole riprovare. Io non l'avrei fatto, sai. Neanch'io, neanch'io, neanch'io. Infatti, si sono lì a curare le biciclette. E c'è la il bello Mamma belli. mia, perché purtroppo è prevedibile questa manovra, soprattutto per uno come Sears che Cioè, diciamo, è prevedibile se è calcolata così, diciamo, se è preparata così. La vero, piga io. ma poi ha contro Sears, cioè Fatto. uno che insomma non è che lì tanto per, no, beh, tutto, però insomma, poggia lì Allora, all'angolo, ancora Snake Eyes, Victor Orton sì, colpisce ecco, sempre giustamente guardalo. lì. Si Mamma mia, guardalo, galvanizza oh sì. qui. E beh. Braccio Sì. teso. Va con il comeback, va con il Ancora. comeback. A voto Sì, Sears ecco. e Power Slam. Sì, eccolo lì. Il ritorno di fiamma di Victor Orton che torna a mostrare la sua presenza in modo massiccio, violento, cattivo e brutale. Sì, Victor Questa deve cosa. tentare di chiudere il match alla svelta. Invece no, è Sears a rispondere con un bel contrattacco, un bel comeback.
Errore qui, errore di Victor, ha pressato troppo il fianco. E attenzione, ci prova, forse con la spiala. Forse con la spiala, sì, vediamo! No! No, Ha percato! no. Vediamo! Attenzione, E poi? E attenzione. poi? Sì. Pantic! Sì. C'è Michael Thunder! C'è Michael Thunder che arriva al momento propizio! No, vabbè. Victor, non ti distrarre, Victor, non ti distrarre. Non ci credo, ma che cazzo. No, Victor, non si distrae! Va con il panchico! Vai! Non si è No! distratto, però intanto aveva recuperato e stava aspettando il momento. Mamma mia. Sierza che sta sanguinando copiosamente, ma che lo sappiamo, è un osso durissimo. Vabbè, Ecco qua. questo si è tagliato cadendo per terra probabilmente. Qua mi sa che va più il decimo la si è Finito. mamma mia. Uno, Uno, due due e tre. e tre. Andrew Sierza Sì, mantiene il però titolo dai, tre. grazie all'ennesima interferenza di quelli del Devon Light, ovvero in questo caso Michael Tanner. Sì, però che due palle, basta, cioè, già due match in questo modo, cioè, dai, ma serio? Non lo so. Purtroppo cioè con Victor Orton al potere non è che Victor mandava un esercito, no? Magari c'era qualcuno a volte, ma non un esercito proprio. Qua è proprio un esercito. Qua Ma abbiamo qui è... ovunque abbiamo, come cavalieri. Appunto. Mi viene da dire che a questo punto colui che possa aver attaccato David possa essere lo stesso Michael Thunder. Sai che può essere? Insomma, Che quello che si muove nel backstage non ha titoli, e quindi d'altronde. può No, essere. è il coso, no? Il dinamitardo, no? Sì. Che usi e poi ti. Cioè, non so come dire, no? Lo usi come appunto dinamitardo, cioè arriva, distrae, picchia, mena, spacca e fa robe in È vero. generale. Ma Vabbè, ma vabbè. ragazzi, ci fermiamo un attimo, che dici? E Beh, direi proprio torniamo tra di sì. poco. Chase my dreams. I won't regret when the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. I'm a motherfucking beast. My body ready, focus on the finish, and keep my head steady. Breathe in, breathe out, breathe in. What you? I'm a motherfucking baby. I'm a motherfucking baby. Jump without a net, never
Introducing the challenger from Bray, County Wicklow, Ireland, weighing in at 225 pounds, Angus Stamm. And introducing the champion from Montreal, Quebec, Canada, weighing in at 221 pounds, he is the Shane Ross. Siamo pronti per uno dei match sicuramente più spettacolari della serata. Shane Ross contro Movie Star, direi la bella in questo caso, sì. La sfida finale tra questi due
la sfida totale, tombale e non so neanche io cosa può Sì, descrivere. Anubis Star ha perso, no, contro Sherrose nell'Arman Match, in quella di Asylum, però poi secondo me anche giustamente ha ottenuto questo ulteriore rematch. Vediamo però intanto cosa succede, perché questo è un trovato futuro, cioè, quindi insomma, al meglio, Contender, quindi. per dirla in modo molto brutale, al meglio delle tre cadute, quindi insomma. È vero. Sarà difficile, tanto subito qui, mamma mia, colpi direi poco violenti, Sì, Uno, uno, due. due, Beh, no. c'è Ross è l'uomo di ferro, quindi deve essere colpito con delle mazzate abbastanza pesanti, sennò. Serie di pugni qui però intanto, serie di pugni, mamma mia, colpo dritto per dritto, lo prende in consegna, lo guarda e dice, uè, pum, uè, Mamma mia, bello, sì. e E anche, poi e Sharap. Sharap, poi, I due si trovano molto bene, comunque. vabbè, Andiamo. uno, Uno, due, due. no, d'altronde si conoscono, direi a menadito, sinceramente, vediamo Nubius se si bea in se stesso, Shane fa la stessa cosa, i due devono però concentrarsi, infatti pugno, serie di Pugnazzo di pugni, Shane che vince lo scambio adesso, vediamo. Sbaglia. però, infatti, sbaglia il colpo qui e, qua si inventa, oddio, Star vuole forse un super exploder suplex. Oh mio dio, eh sì, bello, bello ragazzi, bella con tecnica. Prova dal l'aiuto paletto. delle corde tra l'altro, Sì. vuole volare? Sì! Mamma mia, una frog splash, anzi questa è una 5 star frog splash di Sì, Anubis. Uno, uno, due, due e tre. e No, tu. vicino all'1-0 Anubi Star che subito mette la dinamite, Eh sì. però accende la dinamite, però poi di fronte a un Sherrose veramente molto resistente. Vuole mettere già i puntini su lei, siamo onesti. Quindi attenzione. Vediamo. Uno, Uno, due, due. no, no, no. Insomma, Anubis va bene per lo schienamento, qui mi è parso un po' troppo velleitario, Effettivamente, effettiva Mendes. Andiamo qui. Oh, pugno! Dritto per dritto. eh. Giustamente si può schienare anche all'esterno, qui però rischia. Attenzione, attenzione. Ecco, Fante troppo. Sherrose al volo! Oh, porca miseria. L'ha tagliato peraltro, che secondo me della maschera si Porca. è rotta qualcosa. Vabbè. Ma combattere poi anche con la maschera non è facile. È un metodo di lotta, quello con la maschera, che è molto, diciamo, difficile, perché comunque è anche Davide, forse a volte scomodo, perché però attenzione. non gliene frega una mazza della scomodità, anzi, guarda qualche roba, guarda No, qualche roba, Rock Splash sti addirittura, cavoli, Rock Rock, Splash, e qui 1-0, mamma mia, eh sì, vediamo, e Uno, uno, due e due, tre, no! no, 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 Quella non ci hanno permesso di vedere neanche bene lo schieramento, però comunque sia 2,5 da parte eh di sì. Shane Ross. Anubis Star forse non ha subito, a parte quelle due tecniche, non ha subito tantissimo Oh, altro, quindi. attenzione, attenzione, attenzione. Porca No! miseria. Vabbè, questo sì. Porca miseria. Che Qua, quasi. botta. Shane però dice, no, no. Non ne ho abbastanza. Non ne ho abbastanza. Sì, Anzi. facciamo divertire anche i fan, ha detto, perché alla fine questi due danno anche spettacolo, oltre che chiaramente una bella rivalità. Oh, porca miseria. Tanto qui Anubis riesce a vincere lo scambio. E serie di pugni, dritti per dritti. Sì. Vediamo cosa si inventa. Oh, posso usare. Oh, No. no, invece no. Pensavo volessi usare il tavolo, invece ci ha Bello ripensato. schienamento? Vediamo. Non lo so. E Uno, uno, due due, e tre. e Oh, no, no, no. niente, niente, solo due. Però si sta anche un po' riposando, nel frattempo. Vabbè. Diciamo che comunque non è facile. Lo porta lì contro le transenne. Maglia. Vediamo, Shane reagisce però. Lo sbatacchia contro il palo di sostegno del ring e lo spetascia ancora, mamma mia. Match duro, tra questi due. Forse addirittura più duro dell'Iron Man. Non vorrei usare troppo, però forse stiamo lì lì, Shane è ancora abbastanza stordito, ma riesce a posarlo lì dove c'è il tavolo. Lo prende No! in consegna. No, invece, no, invece, mamma mia. Se lo spedisce all'interno del ring, sale sul paletto, vuole volare, vuole volare, Oh, sulla oh schiena oddio, addirittura. Sulla colonna vertebrale questo frog splash, quasi 5 star. e beh, gli dice ora metterò a segno il primo punto,
Vediamo. Oh, attenzione. Oh. Oh, la sì. sua tecnica migliore, sì. Oh, oh. Vediamo. Lo schiena qui. E uno. Due. No. Mamma mia. Però Anubis ha un buon vantaggio adesso, eh. Deve saperlo sfruttare. Vabbè. Mamma mia. Si può avere addirittura il primo punto sul groppone Anubis ai danni appunto del povero Shane, che si troverebbe in quel caso sotto, eh. Attenzione. Vediamo. Vediamo. Che fa Anubis qua? Oh. Power bomb. Vuole... Eh sì, lo vuole pe... gli vuol far pensare di essere nato. Qui con questo colpo violentissimo e brutale, mamma mia. Qui l'ha vista la dello Storm sta tecnica, perché non mi sembra che l'abbia usata in passato. Qui va lo schieramento. Oh, oh. Vediamo. Uno, due, e tre. No, 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 non è tre. Non è tre, clamoroso. Porca miseria. Miseria. Qui Shane continua a resistere ancora, Anubis dice come faccio a buttarlo giù, perché veramente li sta provando tutti i modi. Prende una candlestick. E beh, d'altronde in questo tipo di match vale anche tutto. Siamo basta ragazzi, qua 1-0 per Anubis, tutti a casa, cioè non tutti a casa ma almeno 1-0. E beh, però intanto vedi che lo fa impattare contro i led, i vari led appunto del ring, giusto per fargli ancora più dolore, farlo ancora più, diciamo, stordire in questo frangente. Lo rialza qui, pronto a colpirlo ancora con un solo mazzo. Direi di schienarlo Anubis, schienalo. Gli vuole far del male, lo vuole proprio annichilire. Vediamo. Bello. Bella. Bello. E qua 1-0. Vediamo. 1, 2 e 3. Infatti. Beh, dai. Era prevedibile dopo tutte queste mazzate, però qui sbaglia Anubis troppo lento. C'è Ross, dice, vabbè, 1-0 va bene, ora però recupero subito. Eh sì, Shane deve cercare di recuperare il prima possibile, anche perché i danni che ha subito sono abbastanza e sono probabilmente anche ingenti. Sì. Comunque Anubis non c'è andato leggero. Sono danni che si fanno sentire a lungo termine. Shane va a prendere una lapide ma ci mette troppo tempo. Infatti Anubis lo acciuffa. E guarda qua. Ebbè. Lo ha acciuffato. Cosa sta facendo Anubis? Sbaglia le misure. Sbaglia. Bravo, ecco. Shane anche a spostarsi quel poco che bastava per evitare la manovra. È vero, è vero, si spostava quel pochissimi centimetri. Oh mio Dio. Porca miseria, mamma mia. Ha messo letteralmente Anubis come un panno sullo spigolo. Mamma mia. E poi continua. Bravo Anubis Star in qualche modo a divincolarsi. Deve usare la versione migliore di Anubis Star oggi, anche se no. Vabbè. Vediamo. No, che fa? Che fa qui? Oh sì. Lo schiena. Vediamo. E uno, due. E non c'è tre. Però bravo Anubis Star, per forza devi colpire, devi distruggere la corazza, no? Dice Rossi. Sì. Vabbè, ragazzi, se lo schiena di nuovo ha vinto, Cioè, pochi cacchi. Il problema è che non deve perdere troppo tempo. No, Anubis. Vediamo. Sbaglia clamorosamente. Che botta di culo. Però è negativo stavolta. Che fa? Dire botta su. Pagastrofe! No, vabbè. Aia. Porca miseria. La mossa da capo questa, eh. Questa è la mossa da capo. E poi ci aggiunge benzina sul fuoco. No! Vabbè. Sbaglia! Porca miseria. Ragazzi, che combo, eh. Peraltro combinato con la caduta, con la mala caduta, no? Dal paletto. Mamma mia. Anubis si è preso due mazzate, direi proprio terrificanti qui, Sì. E poi dove lo porta? Qui c'è Ross in grande vantaggio per il 1-1, Non può non sfruttarlo, deve sfruttarlo. Vabbè, effettivamente. Attenzione, perché comunque qua potrebbe esserci il punteggio di pareggio da parte di Shane.
siamo qui. Dice, dai, fate sotto. Dai, no, come on. No, come on. No. Porca miseria. Tutto basta. Primo punto per te. Cioè, uno. Due e tre. Vabbè. Palese, era palese, dai, dopo tutte queste mazzate. Sai che siamo vicini anche al due. E lui dice, dai, forza, fatti sotto. I due si guardano, quasi si menano mentalmente. Guardano. Questi sì. Farangenti. Ross pensava di aver avuto la meglio, invece no, prende la ghetto stick a Dubistar. No, la lascia. No, la lascia. Scene scordito però. Eh sì, perché Shane forse si aspettava un attacco alla ghetto stick. Ha un po' rimescolato le carte a Nubistar. Proprio intelligente. Poco da dire in questo frangente. Sì. Anche perché diciamo che le parole in questo caso si sprecano, perché comunque i due sono stanchissimi, diciamo la verità. Infatti questa tecnica lo dimostra, questa tecnica Steadlock dimostra come i due siano stanchissimi. Vabbè sì, giusto per rifiutare, riprendere la vita nei loro corpi. Miseria. Ecco, la vita nei loro corpi, stavo dicendo. Però intanto qui, mamma mia, cosa ha fatto, cosa si è inventato, cosa si è mangiato, ti direi. Sì, c'è Ross, colpisce l'addome con un toe kick all'avversario e poi lo va a prendere. Oh, 1916. Porca qua. Porca miseria. Brutta caduta per me. Va lo schienamento. Vediamo. Uno, due, tre. No, mamma mia. Esce Ross a momenti, difendeva il titolo. Eh beh, se Shane non sbaglia un colpo, comunque ne sbaglia poco, potrebbe anche difenderlo anche stasera. Sì. Attenzione. Anubis, stanco, ovviamente dà prova della sua potenza, direi. Però c'è ancora il tavolo lì, che non è stato utilizzato. Vabbè. E allora usa, sarai anche l'uomo di ferro, ma io uso il gradino d'acciaio. Questo è un colpo che può aprire il match per la vittoria di Anubis. Anche perché adesso è sordito c'è Ross. Anubis Sara lo posiziona. Cosa vuol fare? No, rischi troppo, Anubis. Rischi troppo. Vediamo. Fermati, cosa fa Anubis? Cosa fa? Lo prende! L'ha preso! Però non va lo schienamento velocemente. Vediamo, ci va adesso! Arbitro! Non è facile. Uno! Due! Porca miseria. Esce Ross e dice, no, vieni qua sul ring, lottiamo da veri combattenti, da guerrieri. Rocket kick di Esce Ross! E poi invita a rialzarsi. Ma notate in quale spazio d'azione ha eseguito quella manovra? Praticamente nullo. Da zero, Spazio zero. Andiamo. Boom! Mamma mia. Che match, ragazzi. Questa Royal Rumble comunque avrà avuto delle scocciature tipo John Cage che vince in quel modo, delle brutte cose, però. Ti direi più che altro il secondo e il terzo match sono stati quelli un po' più fallati. Guarda caso però i due uomini dell'illuminato uno dietro l'altro, no? Guarda caso. Qui però nessuno deve interferire perché vogliamo appunto un vero verdetto. C'è Ross pure lo vuole. Claymore! Mamma mia. Rimani campione! Uno! Due! No, non ancora. Non ancora, Anubis c'è. Problemi al costato per Shane. Mamma mia. C'è Ross, ma chiedere spiegazioni. In effetti erano 2-3 quarti, però non mi è sembrato con un conto di 3, Effettivamente. Qui però perde troppo tempo. È vero, attenzione a Nubistar! Che lo prende di striscio, ma lo prende. Sì, l'importante, come si dice, no? È prenderlo. Poi dipende sempre da come, ecco. Vediamo qui intanto. Sulla mazza, peraltro. Sì, pure sulla mazza. Vabbè, è vero. Non ci avevo fatto caso che c'aveva la mazza sotto scena in questo frangente. Però... Cioè intenta la reazione, deve entrare la ghisciata. Ne manca manca la ghisciata. Vediamo. Claymore di nuovo. Sì. Vediamo. Lo so, è ancora lo prende. Mamma mia.
Mamma mia, che botta. Però forse Che con la botta. maschera viene un po' attutito questo colpo, e infatti comunque Vabbè, stare. vabbè. Oh. Vediamo. Bello. Una Che sorta fa? di disarmo, quasi, quello di Anubis. Sì. Però lì Chiede scendi l'aiuto sulle degli dei corde. egizi e poi Vabbè. vediamo, vediamo, un'altra Vabbè. spada suplex! Mamma mia, Mamma mia. lo rialza, i due sono stanchi però, non vi siete diventati tutto per tutto, va ancora con la sua variante della parcheggio crash. Effettivamente, molto bene. Uno, Super. due, No, mamma mia no, no, no. ragazzi, per pochissimo si salva, non mi star qui, dice, ma che devo fare? This is a bella domanda, me. Come diceva That's a good qualcuno, question, Anubistar. no? Il problema è che Fai un altro tavolo. tavolo e chi prende il tavolo di solito, sì, di solito ci va. Di solito, insomma. Di Ippolito nel dubbio, dai. Ippolito ci va. Però il problema è che qui Ippolito è una brutta fine. Oddio, anche perché è stato posizionato lì nell'angolo. Aia, qui c'è rosa. Suplex. Mi sembra proprio così. Oh, non lo prende perché Oh! Anubis alla fine si è un po' divincolato, per sua Beh, fortuna. bravissimo a uscire all'esterno. Veramente bravissimo. Oh, scena gli fa il pintone, invece no! Mamma mia, qui! Anubis se la stava ridendo, prendendo il problema che però Shane non è stato tanto dell'idea di ridere in seconda battuta, eh. Sì, è vero. Che match comunque anche questo. I due sono veramente allo stremo delle forze. Però c'è Vabbè. Rossa ha un netto vantaggio. Ha un netto Come dire? vantaggio, attenzione! No! Vai Anubis! Mamma mia! Vai Mamma Anubis! mia! Mamma mia! No! Oh, ce l'ha, Power ce l'ha! Bomb! Ce l'ha, ce l'ha! Oh, porca miseria! Porca miseria, il tavolo che si spezza a metà. Non lo chiude però Anubistar! Deve essere No. certo! Vuole essere certo! Di metterlo giù! Sbaglio! No, bello il colpo, se lo prendi in consegna Ancora col suplex sì. sulla candlestick e poi Kinshasa. Mamma mia, mi sa proprio di più. O Kishasa o Ross Clash probabilmente. No, no, bello il lo colpo, prende adesso. pintone forse. Sì, Pintone forse di Shane qui, Mamma mia, presa, oh no, vabbè, presa di sottomissione, no, presa vabbè. di sottomissione che di Shane, mamma mia. E qua ragazzi sta per cedere. Qui ragazzi sta per cedere. Mamma mia, che Oh, case. sta per cedere Davide, Davide sta per cedere, Anubis sta, non ce la fa, la presa è atroce, Oh mio Dio. Sai che qua Shane rimane campione, se Anubis non riesce in qualche modo ad uscirne. Però è stato impacchettato, ma chi prova la reazione, prova, ce la fa, mamma mia, ce l'ha sì. fatta Anubis, non so come, ma ce l'ha fatta. E poi prende la Vediamo. candlestick, boom, dritta Oh, sull'addome. ha un prezzo durissimo però, ti Sì. direi. Ci è riuscito. Ancora Shane però qui, in contropiede, lo colpisce. Prova a colpire di nuovo, ma sbaglia il Cioè, si colpo. stanno scambiando i Anubis. colpi di Gendo, praticamente. Sono Beh. matti questi, Mamma mia, Anche perché poi, ancora! porca miseria, ormai sono talmente tanto stanchi che secondo me le ammazzate manco più le se... Oh, mio Dio! Ti ha tirato un calcio nel culo letteralmente. E attenzione, Davide, perché adesso se lo prende però è finita. Vabbè che attutisce un po' il colpo, la maschera, però. Qua è finita. Oh, no, No! Sbaglia! sbaglia Shane qui. Anubis, Stanco, adesso stanco tocca... Anubis, stanchissimo a Oh, vuoto. E poi alla super... battuta... No, cadavra, Sì, cadavra. tutto... Mamma mia. Soccolpo, uno dei suoi tanti assi nella manica. Sì, Però riprova la sbaglia. tecnica, qui Anubis intercetta! Vediamo ancora! Fa segno! Fa Sì. segno! Chiudilo! Vediamo. Uno! Uno, due, Due! eccolo. No, vabbè, no! No, Mamma mia, ancora Cosa stiamo Anubis, non ce vedendo? la fa ancora Ma cosa stiamo in vedendo? questo frangente. Prova di nuovo, No! perfetto. Incredibile match anche qui alla Royal Rumble, ragazzi. Incredibile contesa tra questi due Mamma mia. gladiatori del ring. Non so più come chiamarli. C'è Ross con una mano sola. C'è Ross con una mano sola. No, mamma mia. Mamma mia, Cioè, porca miseria. col Porca mancino. miseria. Eh sì, eh Kinshasa, sì. niente da fare. Oh, Mamma colpo dritto, mia. dritto, sì. Di Anubis. Che lo risolleva, lo prende in consegna. Body slam.
Body Slam, però c'è Ross è furbo, è lesto a gettarsi all'esterno del ring. Vuole volare Anubis. Mamma mia, stanchissimi, Io stanchissimi non lo i due. farei. Oh, non lo colpisce moltissimo, però. Ormai non ci sono più difese, Davide. Qua si va solo all'attacco. All'attracchio anche, Sì, all'attracchio direi. Mamma mia. pure. Qua l'attracchio attendeci a Vediamo. Ross. Vediamo però dove si inventa Anubis, perché ora ha tutte le carte in regola per poter vincere il match. Lo No, prende, è colpo a testa. Taxio! No, vabbè. Oh, a segno, vediamo. Uno, Uno, due due, e e no, tre. vabbè. No, 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 E no. anche questa. Anubis sta spazientendo. Ah, ti direi ha bene ragione, perché comunque, ragazzi, qui Shane non demorde, non continua a demordere, Oh, anzi, Sharapa. Sharapa, e ora forse Moonstomp, la distanza è giustissima. Vediamo. No, cambia idea, forse. Giusto nel 9. è andato un po' più sul safe, ti direi. Sì. Perché, che strano, no? Safe, come giusto nel 9, Molto safe, non è che strano, sia molto proprio. strano. Però Davide, Oh, Ghisciasa, come ennesima colpo. parata. Anubis oggi non si fa cogliere da questa tecnica. Oh mio Dio. Oh. Però qui vediamo. Stanchissimo. Il pubblico chiaramente vuole un verdetto, lo avrà penso prestissimo, perché a questo punto. Oh, ginocchiata. Vediamo. Lo rialza. Sì. Scende, lo prende in Ross consideration. Clash! E qua andiamo a casa. Si conferma campione qui scende, sa, Sì, Con questa direi ammazzata, vediamo. proprio. Uno, Uno, due due e e tre. tre. Oh, no, No! no, no, No! no, no. Oh, no. Anche Anubis dimostra essere un uomo di ferro. Eh sì. Oh, pugno. Calcione di Attenzione! Anubis. E scivolo. Oh, e ora Segno, basta. E segno. ora La basta. doppia ginocchiata. Vediamo. Non fa un'altra. Ne vuole compiere un'altra. No, Però sbaglia Shane tutto qui. dice, no, broda. Anzi, vieni qua. Ti faccio volare io. Porca miseria. Ci è Porca arrivato un po' miseria. stanco, ci è arrivato, Shane. Ci è arrivato un po' Ragazzi. stanchino. Cos'è? 30 ormai minuti di match, Madonna mia. direi. Guarda Anubis! Vediamo. Lo Oh, mette porca giù! miseria. Lo mette giù! Porca miseria qui. Saranno 20, sì, Vediamo. 21 minuti di match più o meno. Penso anche gli Madonna. ultimi. Che fu sulla mazza. Oh, porca miseria. E Anubis sta Porca proprio miseria, dicendo però. lo voglio schienare perché su che si rialza. Allora devo essere certo! Devo essere certo! Ne compio un'altra! No, Oh, beh, d'altronde, oh, vabbè. Finita. effettivamente, come dai torto. Uno, Uno, due, due, e tre, e tre! Anubis vince il match, ma mamma mia, che rischio che stava per perdere comunque il ragazzo, Sì, mamma mia. mamma mia, e torna campione dei Serie Geri dopo quasi un anno praticamente. Veramente, mamma mia. Gran match da parte di entrambi, meglio di così non potevano fare, d'altronde Vero, si sono vero, vero. destreggiati in tre tipologie di match diversi, TLC e WrestleMania. Iron Man, Asylum, oggi ci ha dato tre post countdown Veramente, veramente. Mamma mia. Anubis è l'ultimo a cantare vittoria e a, diciamo, laurearsi senza mezzi termini. Nuovo campione pesi leggeri. Ed ora se tu fossi Sheross, cosa faresti? Cioè, punteresti di nuovo al titolo per un rematch? O magari No, abbracceresti l'idea di andare avanti? io andrei avanti, cioè sinceramente ormai, cioè. Hai comunque tenuto la divisione pesi leggeri sulle spalle per cos'è, quasi un annetto. Sì, quasi un anno. Direi che puoi Basta, basta. anche permetterti, sì, di andare contro, non so, un Sears o contro un John Cage O contro Max nell'eventuale caso. Luger se Anche. dovessi vendere il titolo, perché adesso titolo global in palio, Axel contro Luger. Questo è un match tra due grandissimi della propria epoca, e quindi tanta roba. Ma più che altro quello che mi preoccupa, come ti ho detto, è lo spettro della Divine Light che potrebbe, come dire, farsi vedere in tutta la sua bellezza, ecco, per non dire di peggio, effettivamente. D'altronde c'è sempre il rischio, che dobbiamo fare? Ah, niente, dobbiamo tenercelo e sciopportare. Mi diceva Assolutamente. vecchio saggio, tac. װװװװװװ==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 װװ==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 �².==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 �==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 װ==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 
Questo peraltro è l'ultimo match della prima parte di Royal Rumble, poi dopo ci ritroviamo con la seconda parte e la seconda parte vedrà il titolo All Star tra Tyler Payne e Blue Storm, il titolo femminile, quindi Gino Stein dovrà prendere l'assalto di Aguilar, Rebecca, di Aguilar e Rebecca, e poi viene mente la Royal Rumble maschile a 30. Vero, mamma mia, tanta roba, tanta roba. E dato che siamo in ormai in direzione di arrivo al, a uno dei match poi ovviamente più importanti, non per signore gli altri, ma appunto la Royal Rumble, certo, maschile è più, è nettamente più importante, secondo te chi potrebbe vincerla? Io faccio un po' fatica. Michael Thunder, voglio andare con Michael Thunder perché è un po' nell'ombra e paradossalmente questo potrebbe aiutarlo. Ma certo, lì dipende anche molto il numero, Rumble conta sempre molto il numero, quindi è difficile, però vado con Michael Thunder. Guarda, io ti ipotizzo, potrebbe entrare con il fantomatico numero 31 che non abbiamo mai visto. Però Michael Thunder in quel caso dovrebbe, dici, dovrebbe andare a affrontare il campione di Civilization, perché se Cougar dovesse difendere ovviamente oggi il titolo, rimarrebbe Cougar come campione global di Genesis. Credo sia quella l'intenzione comunque. Sì, in effetti Presumo. Però vediamo, perché alla fine dei conti non è proprio facile. Ma poi Cougar deve difendere il titolo, comunque sia ancora, quindi non è che lo stiamo da per vincitore, perché non è ancora così. No, vero. Il problema è che però dall'altra parte, come dire, ci stanno degli innesti abbastanza interessanti, ecco. Ovvero Max Cougar e i suoi inseparabili amici della Divine Light, che non per dire, però potrebbe metterci lo stampino, In effetti, mi sembra giusta la tua analisi. Però vediamo, ovviamente, perché noi parliamo, però se poi Max dovesse vincere senza sei, senza ma... Poi Max si è fatto molti nemici, no? Perché anche Morris stesso resta un suo nemico, anche se ora Morris magari ha altri grattacapi. Magari sta pensando anche alla Rumble, quindi già bisogna un po' vedere, no, chi viene effettivamente, se dovesse succedere qualcosa vi verrebbe aiutare Axel, se Soldier, però Soldier pensando non è ancora all'arena a questo punto. Credo che a questo punto, ormai arrivati a quest'ora dell'evento, mi sa che forse non c'è neanche proprio all'arena, cioè non arriverà neanche proprio all'arena, scusate. Però vediamo, perché mai dire mai alla fine dei conti. La presentazione è stile giapponese. Eh sì. Max Cougar che mostra il suo titolo, ormai la sua bambina, direi anche. Sì. Cioè, alla fine dei conti. L'uomo senza età, Max Cougar proprio. Contro un altro che comunque di grandi battaglie ne ha affrontate ovunque. Tutte le federazioni, peraltro, adesso anche in AEW. Quindi è arrivato, sarà un grandissimo... Ci sarà un grandissimo match contro Mutombo, è una futura leggenda della AEW, quindi Davide anche lì. Tanta roba. Eh beh. Poi, Davide, ricordiamo anche la SWF, la UPW chiaramente, appunto la stessa AEW. Eh beh, bravissimo, ho visto. Te lo sei segnato stavolta, Sì, assolutamente. Subito! Niente da fare, Troppo, diciamo, molle qui Axel, ma Max Cougar vuole subito quella Sick One. No! Niente Sick One, allora brasciutiso, poderoso, il primo ospitante. Beh, d'altronde ci abbiamo due che comunque se ne, cioè, ne sanno a patti, quindi attenzione. Vediamo, appoggio lì. Però sarà un match duro questo. Sì. Buckle Bomb a segno. Che roba. Andiamo, prendi consegna. Axel lo fa correre. No, niente, collisione 3-2, vince Cougar, forza lo scontro. Tentativo di suplex, ecco, un po' difficile su Axel. È meno difficile, diciamo, muovere e smuovere Cougar, effettivamente. In effetti. Chi è più piccolino. Infatti Axel sfrutta la potenza fisica, è questo, è chiaro. Chokeslam! Porca miseria. Vediamo schienamento qui e uno, due, per poco, però Cougar deve darsi un attimo una svegliata, deve capirci un po' di più, perché sennò
Non è facile, non è assolutamente facile. Da qui, che botta. E Axel sta veramente dimostrando di essere in forma. Eh beh, perché c'era qualche dubbio anche su di lui, no? Oltre che su Soldier, chiaramente su Soldier i dubbi ormai ci sono, perché è chiaro che non è in condizione. Sì, beh, d'altronde effettivamente non hai, diciamo, esposto una brutta disamina, però il fatto sta che comunque Axel, magari essendoci un po' più preservato, è riuscito, diciamo, in questi mesi a recuperare, no? Sì. Recuperare un po' al meglio, mentre Soldier si è trovato un po' nell'occhio del ciclone, e si sta trovando nell'occhio del ciclone, siamo onesti. È vero, che tanto serie di chop di gomitate da parte di Guevara, il colpisce ovunque, però insomma questo è lo stile più di Axel, infatti guarda qua, che reaction. Lo sta prendendo per il culo, dai. Siamo onesti, Kruger ha voluto provare manovre che non sono sue, solo per dire, oh, so farne anch'io, guarda che roba. Cioè, dai. Ma potrebbe essere anche la strategia, invece no. Jackknife. Eh sì, ce l'ha. Punti chiusi, addirittura di Max, il vecchio volpone. Ma non hai ferito troppo Axel per tirarlo giù, sì. Infatti questi mecca, una manovra di Cougar e subito uno, due, e tre. C'è Cell Solution da parte di Max Cougar, anche lui mette le cose in chiaro. Beh, diciamo che comunque anche Max sta cercando di fare il minimo indispensabile comunque, adesso, perché comunque questo match potrebbe portarsi per un paio di minuti, quindi attenzione a ogni energia, e soprattutto conoscendo Axel, che ha un'autonomia discretamente bassa, diciamo la verità. Sì. Cougar potrebbe sfruttare a suo vantaggio questa cosa. Che Cougar lotta sempre, quindi comunque lottando sempre l'autonomia, cioè, superiore contro un Axel che non ha più questi meccanismi magari di una volta, però piano piano ovviamente sta tornando. Tu prendi una sedia, però, attenzione, c'è la squalifica, certo. La squalifica. C'è la squalifica, però magari Max Uger fa in tutti i modi, no, per colpire Axel attraverso la sedia. Ma sei sicuro che c'è la squalifica? Sei sicuro che non siano cambiati in mezzo all'ultimo? Ah, ti ricordi quello che fece a Rockstone, quello che fece a Brian Rowan? In qualche modo, guarda, metti lì. Quindi... A posto. Te dici che potrebbe esserci la... come si dice... la ripercussione per la terza volta di questa cosa, e la ricorsione anche si contro Morris, no? Sì. Non lo so, la ripercussione non è, mi piace di più però ricorsione, più non lo so, la ricorgenza, ecco, sì. No, vabbè, ma e non c'è squalifica. E questa non è considerata squalifica perché non è un utilizzo diretto. Ma aspetta che parlo un po'. Uno, sì? Due, e tre, no. Ok, so that's why. Oh, ok, thank you. Eccomi qua. Allora, stavo parlando in diretta con un dirigente che insomma, questo dirigente mi ha detto no, non è squalifica perché non è un intervento diretto. Ma è una stronzata, scusa. Vale solo per Cooper ovviamente questa cosa. Eh beh, certo. Cioè, infatti Axel si riprende un po', ma la gamba fa cilecca. Secondo me. Ma dai, ma... tenta di sollevarlo. Attenzione alla sera lì! Attenzione alla sera lì! Sì. Sì. Mamma mia! Qui Pro Max, potresti aver fatto le pentole, ma non i coperchi. Eh beh, effettivamente. Vediamo qui intanto. No, Jackknife! Assegno! Ma sulla sedia! Ma sulla sedia! Mamma mia che botta! Mamma mia che botta! Uno! Due! Due! E tre no! No! Per pochissimo! Per pochissimo! Mamma mia. Sì, però guarda Axel, fatica! Fa veramente fatica! Infatti tu era... doveva riprendere il consegno! Vabbè! D'altronde, ragazzi, è dura, Oh, però qui avete il tutto, Jackknife! Porca miseria! Porca miseria, lo tira giù qui, lo tira giù e... Troppo prevedibile Axel, il suo problema è anche questo, Vero, vero, vero. Già la terza volta che ci prova, una volta c'è riuscito, ma
Vediamo. Oh. E invece no! E invece no, ma sei ancora! Mamma mia. Schienalo. Vuole essere sicuro. Sì, ma così perdi troppo tempo. Così perdi troppo tempo, un'altra. Diciamo che può anche starci come idea quella che aveva Axel. Il problema è che è stata pallice chiusa. Sì, però così permette a Cougar, a un vecchio volpone come lui, di riprendersi. Vero. Tanto che... Oh... Crack! Sul braccio. E qui. Gambe e braccio messo malissimo e poi... No! Non te la fare! No. Belli su belli! No, la gamba. No. Porca miseria. È l'oraccio qui. Di Axel che si sta... prestando un po' troppo qui, mamma mia. E ancora lì sulla spalla, già martoriata in precedenza. Sta mettendo male, si sta veramente mettendo male. Andiamo qui, tenta la reazione con l'altra spalla, l'altro muscolo. Senti l'altro muscolo, l'altro braccio. Beh sì, diciamo che il braccio è un insieme di muscoli, però insomma... Sì, no, ma l'altro, al singolare no, ve lo dico. No, comunque, a parte gli scherzi, prova questa questa reazione, vediamo cosa succede, perché comunque la situazione è traumatica. No, per andare anche all'esterno, no? Okay. Sì, anche perché il Cougar potrebbe anche dire, vabbè, il sole è portato giù fuori, si fa. In effetti. Qui Axel viene riportato al centro del ring. Vediamo. Oh. Prossimamente. Oh. Che miseria. Mamma mia, ragazzi, qua. Non fare. No, io già ho capito. No, già ho capito. Oh, la forse non benissimo sulla sedia, ma adesso forse c'è. Eccolo qua, eccolo qui. Detto, mettite bene. E poi sì, No, vabbè. Va bene. Questo però non è squalifica, vero? No. Questa non è squalifica, vero? Però che senso c'ha? Cioè, questo non è un intervento diretto, cioè sul volto di Axel. Punto. Che te lo spacca una sedia sul cranio per essere in diretto, cioè infatti non fila, lo so. Uno, due e tre. No, pazzesco, no. Axel in qualche modo Axel reagisce, mamma mia, no. Ma guarda con che cattiveria, mamma mia, non ci siamo. Questa fede lo sta veramente abbagliando qua. Ebbene, però è vero il fatto di una cosa, finché vinci va tutto bene. È vero, qui però si mette a segno la Sigue One, andiamo a casa. Sigue One, no Axel, è del tutto, ciao scambo, vai vai! E ora devi chiudere Axel, e ora è tutto il momento. A segno, dai che lo tira giù. Vai col suo, lascia le sweep in avanti, vai! Eh sì, ce l'ha. Che succede? Ce l'ha. Che preso il pazzo? No! Che tira pugni! No, ma... L'arbitro non l'ha visto nulla! No, vabbè, ma che... No! No, vabbè... Uno! Due! E tre! No, vabbè... Cioè, ma tipo pure... Cieco come... Pazzesco! Incredibile! Max Cougar ancora una volta ruba... D'altronde sa rubare come mai, come poco. Posso dire oltre delle parolacce? Non puoi dire, Aldine Light sta rubando la scena, ha rubato la scena qua per Rumble, dai. Che schifo. Noi ragazzi ci fermiamo in questa prima parte, tra poco, seconda parte della Royal Rumble.